Abbiamo salutato questo libretto che è ormai uscito, credo un paio di anni fa, appena all'inizio del Covid, tant'è che era saltata anche la prima presentazione, ma appena si è presentata l'occasione l'abbiamo ripreso in mano. Io considero questo libretto, a me è molto caro, perché il ricordo del Cardinal Martini è sicuramente una delle poche persone che in anni molto difficili per questo paese ha cercato di aprire delle brecce in muri che sembravano invalicabili. E sicuramente è una cosa che ci ha aiutato molto e che in pratica ci ha poi accompagnato in quello che è stato il passaggio successivo, prima della dissociazione, ma soprattutto quello dell'incontro tra autori di reato, tra autori della lotta armata e le vittime di chi aveva subito la violenza di quegli anni. Passo la parola ad Adolfo Ceretti, che sicuramente ci darà il quadro del magistero del Cardinale. Grazie cara, grazie per averci riunito qui a Lodi, amici vecchi e nuovi, a riflettere ancora una volta sui temi che ci stanno più a cuore, la giustizia dell'incontro, ma prima ancora l'incontro. Condividere la presenza dell'altro, la presenza dell'altra, è divenuta un'esperienza sempre più complessa in questi tempi così tormentati e affollati di pensieri cupi. Ecco, il mio sentimento nel pensare a questa serata era ed è quello di ritrovare degli amici, delle amiche, nel bel mezzo degli affanni della vita quotidiana. In un volume pubblicato nel 1960, intitolato Il libro dell'amicizia, Luigi Santucci, un grande scrittore del Novecento, ma soprattutto un grande amico, scrive: «Di tutti i minuscoli incanti che un amico può delibare, assaporare, gustare dall'amico, il più gradito, il più congeniale all'amicizia è forse la lode». Detto fatto, noi siamo qui per lodare un amico, il Cardinale Carlo Maria Martini, perché tale è stato per tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo dell'incontro, e qui di quel gruppo questa sera sono presenti Grazia, Roberto, Margalita, Ernesto, Giorgio, Franco, Maria, Elena e il sottoscritto. La lode è certamente un dono che intenerisce, anche se occorre fare attenzione nel lodare, perché non ha torto Molière quando scrive: più si vuol bene a un amico e meno bisogna adularlo. Ma incalza ancora a ragione Santucci, c'è una lode virtuosa, una lode feconda, che è il contrassegno più lucente dell'amicizia, che non ha niente a che spartire con l'adulazione, con la pietà, con i convenevoli, di un formalismo pigro, di un formalismo ipocrita. E a mio avviso questa lode virtuosa nasce dalla stima, e la mia, la nostra stima per il Cardinal Martini è stata senza confini. Come diceva Grazia, io vorrei spiegare prima di tutto che cos'è il gruppo dell'incontro, meglio che cosa è stato ma che cosa è ancora. In breve, molto in breve, per 7 anni padre Guido Bertagno, un gesuita, Claudia Mazzuccato, che insegna diritto penale nell'Università Cattolica, e io abbiamo promosso un incontro tra alcune vittime, alcuni parenti di vittime, alcuni responsabili della lotta armata in Italia degli anni 70 e 80 del secolo scorso. Come è stato scritto nel nostro libro, noi non abbiamo cercato questo cammino, che invece si è imposto proprio a partire dall'amicizia tra Claudia, Guido e me.
È all'interno di queste relazioni amicali che è maturata la volontà di configurare la parola giustizia attraverso delle declinazioni che all'epoca, quando abbiamo iniziato negli anni 90, erano inedite e che avevano come incrocio quello proprio della giustizia riparativa. I primi passi li abbiamo mossi con una serie di convegni organizzati al Centro San Fedele di Milano agli inizi del 2000 e in quelle occasioni abbiamo iniziato a conoscere casualmente, lo racconto, il mio incontro con Franco in un libro, o perché richiamati dall'interesse scientifico e culturale degli eventi che andavamo organizzando, persone che negli anni 70 e 80 si erano da una parte o dall'altra della barricata. Queste persone, per ragioni assai diverse tra loro, hanno deciso di avvicinarsi a noi, dando vita poco a poco a una familiarità di cui padre Guido è stato fin dall'inizio il punto di convergenza. Questi uomini e queste donne ci hanno fatto capire che non intendevano lasciarsi alle spalle quegli anni, gli anni di piombo, in cui avevano inflitto o subito il male e che avevano il desiderio di riprenderli in una dimensione capace di toccare aspetti che il linguaggio della giustizia ordinaria, della vita quotidiana, del giornalismo, della storia, della politica non riuscivano neanche da lontano a intercettare. Nel domandarci che cosa avremmo potuto fare per loro è nata l'idea di stendere un documento scritto nel 2007 e riportato nel libro dell'incontro con il titolo Spazio per una memoria condivisa, un titolo in cui già pochi mesi dopo noi non ci riconoscevamo più, perché si fa riferimento a qualcosa che non può concretamente accadere, la condivisione della memoria. Nel corso del tempo abbiamo compreso che è impensabile poter edificare un dispositivo di tal fatta. Le memorie non possono essere condivise, al contrario ci può essere una condivisione delle memorie, che è una cosa completamente diversa. Questa condivisione è un incrocio. La memoria condivisa rimanda erroneamente a un'idea di fusionalità in cui c'è l'inclusione dei cattivi da parte dei buoni. La memoria dei buoni può dilatarsi fino a includere la memoria dei cattivi, in modo tale che quest'ultima possa lentamente purificarsi ed evaporare in quella dei buoni, a sua volta in grado di contenerla dopo averla resa incapace di nuocere. Ecco, niente di tutto questo è accaduto tra di noi, che abbiamo invece promosso uno spazio diverso, cioè la possibilità di creare questo spazio sufficientemente buono, per riprendere una felice espressione di uno psicoanalista inglese che si chiama Winnicott, atto ad accogliere dei linguaggi incommensurabili, dei linguaggi che non erano riducibili a unità, dove la ciascunità poteva manifestarsi liberamente senza che fosse necessario ricorrere a censure e dove le ferite che le parole portavano necessariamente con loro, da una parte e dall'altra, potevano venire temperate dal nostro ruolo di mediatori. Si trattava di rendere ascoltabile l'indicibile. Ebbene, Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento di quel cammino, e certo non solo per il fatto che padre Guido è un gesuita, è la storia intima del cardinale, della quale Ernesto potrà poi raccontarci più nei dettagli, ad averlo reso, molti anni prima della nostra esperienza, un interlocutore dei combattenti armati, un mediatore con le istituzioni, allora come oggi, fatta eccezione per la nostra cara attuale Ministra della Giustizia, quasi sorde alla tragicità del destino delle persone che hanno subito e inferto il male in quegli anni.
Professore di Sacra Scrittura, Carlo Maria Martini svolge, soprattutto da quando è nominato nel 1980 Vescovo di Milano, un'ininterrotta riflessione sulla pena detentiva e sulle condizioni della vita nelle prigioni, visitate da lui infinite volte per dialogare con chi le abita. La sua analisi, profondamente originale, si apre progressivamente alla questione della giustizia, che diviene almeno in parte la cifra del suo episcopato. Di più, le meditazioni martiniane in questo campo costituiscono dei pensieri impensabili che erano in attesa di essere pensati. Io l'ho voluto definire così, mutuando sempre da un famoso psicoanalista questa formula. Ma proviamo a ricordare Carlo Maria Martini come è venuto verso di noi come gruppo, e dall'album dei ricordi, mettendo insieme appunti di Guido, Claudia e miei, che non sono stati pubblicati, per cui sono ancora per questo più intimi e sono felice di condividerli con voi. Padre Martini ci riceve a Gallarate a metà del pomeriggio del 14 dicembre 2009. Vuole innanzitutto ascoltare ciascuno del gruppo, le loro storie, le loro riflessioni. Di fronte a qualche istante di incertezza ci invita con i suoi sguardi e con la mano non appoggiata al bastone ad aprire lo scambio. La scelta della violenza era una delle strade possibili, racconta uno del gruppo attivo nella lotta armata, e tanti al tempo l'hanno condivisa, anche se alcuni, solo alcuni, l'hanno fatta loro. Oggi viviamo in una società bloccata che non riesce a fare i conti con se stessa. Nascondere il passato, prosegue la persona appartenente alla lotta armata, serve a un presente gattopardesco che dura tutt'oggi, e anche l'associazionismo delle vittime rischia di lasciarsi usare per questa operazione. Ci si chiede di riconoscere che è stata una follia, non una scelta. Ma questo vuol dire, a livello personale, toglierci la dignità della scelta, e a livello sociale condannarsi a non capire. Le parole di Padre Martini nel suo stile sono scarne e intense al tempo stesso. Il suo viso scavato incornicia due occhi chiarissimi, uno sguardo lucido e libero. Parla di speranza e di futuro, ma non ha bisogno di precisare che si tratta di un futuro tutto da costruire, lavorando tanto sul senso della memoria e sul dolore delle vittime. La storia, dice, non si cancella, ma si può superare. La vostra presenza qui stasera mi richiama memorie e sofferenze diverse che si sviluppano insieme. La vostra esperienza nasce da una storia non chiusa e riparte per nuovi orizzonti. Rappresenta un'elevazione di piano e un passo oltre. Adesso da voi deve nascere un bilancio. Lo slancio ideale degli ex terroristi, dice Martini, dove è andato a finire? C'era un desiderio di giustizia nei giovani di quegli anni che non si deve smarrire. D'altra parte, prosegue, nei confronti di coloro che hanno sofferto si deve fare tutto quello che è possibile per riportarli alla gioia della vita. Dalla capacità di capirsi e di dialogare, ci ricorda, deve scaturire la riparazione. Ricorda Martini la consegna delle armi, e qui poi avremo Ernesto che ce ne parlerà, a Milano, e ricorda come il giorno dopo uno dei giovani imputati spiegava il significato di questo gesto. La vostra iniziativa di oggi, Martini parla, dovrebbe smuovere la società. C'è un mistero di speranza che vi porta avanti. La vostra esperienza è molto utile per questa società che non spera, e non sperare è umiliante. È utile per dare fiducia e slancio, anche per riscoprire la politica come servizio al bene comune. Ecco, io credo che questo pensiero martiniano è perfettamente in linea con le sue riflessioni sulla giustizia, la cui
matrice nel libretto che ho scritto con la mia amica Marta penso possa essere individuata nell'avversione a ogni espressione di crudeltà. Vi leggo tre frammenti tratti dai suoi scritti, dai suoi discorsi, che penso possano appoggiare questa mia affermazione. Primo frammento. La premessa è che di fronte alla delinquenza e al crimine è necessario reagire, opponendosi al male, senza peraltro compiere altri mali e altre violenze. Secondo frammento. Ne segue che l'esigenza che i modelli sanzionatori non debbano ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull'emarginazione. Terzo frammento, d'altra parte, sembra avere molte più chance un sistema penale che non concepisca il suo intervento in termini di pura forza coercitiva, ma faccia conto altresì sull'ambizione delle sue norme di poter essere liberamente riconosciute nella loro validità dai cittadini e persino da chi le abbia trasgredite. Guardate, sono dei pensieri sublimi, non è necessario che lo sottolinei io. Ecco, il sistema penale, vado velocemente a concludere, per come qui è osservato, sembrerebbe corrispondere a una razionalizzazione della crudeltà, proprio perché la società, per Martini, continuerebbe a reintegrarsi dall'interruzione dell'ordine generato dalla condotta criminale per mezzo di un trattamento prevalentemente crudele. Il male, le violenze, la ritorsione, la pena fine a se stessa. Prima di ogni altra cosa, pertanto, ciò che andrebbe epurato dal linguaggio, questo è un pensiero mio, e abolito dalle pratiche mondane, non solo quelle penali, è proprio la crudeltà. Ma per quale ragione la crudeltà andrebbe rifiutata, oltre per il fatto che è orribile? Restituiamo la parola a Carlo Maria Martini. Dice Martini, 1985, «O l'uomo può cambiare e il mondo può migliorare, non escluso quello penale, e allora è necessario muoversi. Secondo pensiero, l'errore e il crimine indeboliscono e deturpano la personalità dell'individuo, ma non la negano, non la distruggono, non la declassano al regno animale, inferiore all'umano. Perciò le leggi hanno senso se operano in funzione dell'affermazione, dello sviluppo e del recupero della dignità di ogni persona». Già, la dignità della persona. Non essere crudeli non esaurisce il progetto concreto di un ethos sociale che anela anche a un fare, a un muoversi, a un operare attivo, ovvero sia donare senso a quelle politiche della giustizia di comunità ancora fragili e impotenti che reclamano risposte generative di inclusione, attenzione e premura per tutte le persone e le comunità coinvolte dalla commissione di un reato. Su questo passaggio Carlo Maria Martini non potrà mai essere equivocato. In stretta consonanza con Paul Ricoeur, egli non dimentica mai, neppure per un istante, che il colpevole è ritenuto come capace di qualcosa d'altro dei suoi delitti e dei suoi errori. Nelle parole del cardinale, non esistono persone soltanto negative, tutte e sempre malvagie, identificabili nel reato. In ognuna c'è del frumento buono mescolato alla zizzania, come nel campo evangelico. Le capacità del bene e del male nella persona umana convivono. Come dire, ognuno, ma proprio ognuno, anche dopo aver offeso un bene protetto dall'ordinamento giuridico, non dovrà mai subire una scomunica dal mondo ed essere emarginato e umiliato da parte delle istituzioni deputate a giudicarlo. Se accettiamo la premessa che ognuno vale molto più delle sue peggiori azioni, la punizione deve puntare a favorire nel colpevole quell'umiltà e quell'autocritica che possono portare a cambiare la vita. Ecco, questo è a mio avviso il nucleo della poetica martiniana, perché non si tratta
di un pensiero, come dire, strutturato, è una poetica che è stata capace di oltrepassare ogni frontiera intellettuale e geografica e di riaccendersi in corpi che abitano altri emisferi del globo. Ecco, poi se ci sarà il tempo leggerò una cosa per me molto importante che riguarda la consegna delle armi in un altro paese che è la Colombia, ma per ora mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Adolfo. Allora, tu hai detto questa cosa molto importante: l'uomo, il mondo può cambiare. Nessuno è quello che ha commesso il male, che ha soltanto il male che ha commesso. Io penso che noi siamo in parte un esempio di tutto questo e passo la parola a Ernesto, che ci racconta che cosa è accaduto in quel momento, come è stato possibile riuscire ad entrare in dialogo con il Cardinale Martini in un momento, vi garantisco, in cui con noi non parlava proprio nessuno. Sì, grazie dell'opportunità che mi viene data di parlare di alcune cose che sono successe ormai 40 anni fa. Meritano qualche spiegazione. La prima innanzitutto che io ero in carcere da 3 anni e mezzo quando queste armi sono arrivate al Cardinale, quindi mi sarebbe piaciuto essere io a portarle, ma non potevo. Però sono arrivate, questo è secondo me la cosa importante, anzi ancora più importante, che erano consegnate delle persone che potevano fare un uso diverso e hanno scelto di lasciarle, come noi gli avevamo indicato da dentro, dicendo per noi intendo i più di 200 imputati che c'erano in quel momento lì sotto processo a Milano, nel processo dove c'ero anch'io, e che all'inizio del processo avevamo dichiarato l'abbandono della lotta armata e la volontà di assumersi le responsabilità per quello che erano stati quei 10 anni, quasi 10 anni. Prima, assumendosi quindi anche la responsabilità delle vittime che avevamo fatto in quegli anni, e chiedevamo appunto che ci fosse una disponibilità a un confronto, a un dialogo, che andasse oltre la pena, che non è che non ci aspettavamo le condanne, ci aspettavamo le condanne, però volevamo, avendo maturato in quegli anni lì in carcere la consapevolezza che avevamo scelto dei metodi che non avevano ottenuto l'effetto che noi volevamo, noi pensavamo appunto che compiere certe azioni, colpire certe persone fosse il male minore per fare migliorare le condizioni di molte persone, e ci siamo resi conto che alla fine avevamo colpito delle persone, ma il male, le persone non hanno migliorato la loro condizione, non era servito a nulla se non a fare una scia di sangue nostro, ma anche di molti compagni nostri che sono morti, e soprattutto per il loro malgrado gli altri che sono caduti sotto il nostro fuoco. Per cui abbiamo deciso tutto questo abbandono, ma noi, eravamo prigionieri, quindi non avevamo armi in carcere. Quelli che l'avevano dovevano essere convinti a lasciarle, e in qualche maniera a quel punto si trattava di scegliere a chi consegnare queste armi. E un po' in maniera così dibattuta abbiamo optato per scegliere l'unica persona in quel momento lì che in qualche maniera faceva intravedere che non tutto in noi era male. Questa era sostanzialmente la valutazione che noi avevamo fatto, e quindi abbiamo detto a quelli che erano fuori: se siete d'accordo,
facciamo questo gesto. E così è stato, insomma, grazie soprattutto all'opera di intermediazione che ha fatto il Don Luigi Nevesi, che all'epoca era il vice cappellano di San Vittore, che è stato veramente un uomo di estrema fiducia con Di Martini, e con cui dialogavamo e abbiamo constatato la sua disponibilità, e quindi c'è stato questa consegna. Ecco, io l'unica cosa che voglio sottolineare è appunto che secondo me il fatto che alla fine siano state delle persone libere, che non sono mai state nemmeno, come dire, poi inquisite, nel senso che non state identificate, eccetera, che però hanno fatto questo gesto, dà maggior valore a questa scelta, in quanto non l'avessimo fatto noi, voglio dire, l'avessi fatto io, che sapevo, che so io dove fossero state nascoste, quello che non sapevo, ovviamente, perché erano state poi spostate negli anni, in quegli anni che ero detenuto, avrebbe avuto certamente un valore minore, no? per uscire disposto anche a fare cose per avere dei benefici, però chi ha tutto da perdere, esporsi anche solo per attraversare Milano e portarle in arcivescovado, quello sì, qualcosa che secondo me ha più valore. Ecco, questo per quello che vorrei precisare rispetto a quel fatto. Poi non è che avessimo avuto chissà quali rapporti, erano veramente gli echi delle cose che diceva, che ci arrivavano, e l'atteggiamento di Don Melesi, che aveva un rispetto nei nostri confronti che gli altri non ci dimostravano, e ci ha in qualche modo convinto a fare questo passo. Quindi credo che un atteggiamento in qualche maniera dialogante sia sempre più produttivo che non un muro contro un muro, e che tante volte appunto non lascia molte alternative. Poi, per arrivare un po' alla questione della giustizia riparativa, io lo intendo in questa maniera qua. Noi abbiamo fatto questo bilancio estremamente negativo rispetto alla nostra esperienza, e c'era costata anche da parte nostra molti compagni morti, ma soprattutto fare l'inutilità di quello che avevamo sparso il sangue di gente che non l'aveva cercato questa sorte. Ecco, e questa responsabilità ce la siamo trovata di fronte dopo, perché poi va bene, hai sbagliato politicamente, fai la tua autocritica, fai la critica a quello che è la tradizione del movimento operaio, delle rivoluzioni socialiste del mondo, però alla fine restano i morti, restano i feriti, restano i vecchi, le vedove, gli orfani. E qui io devo sempre ricordare, al fianco c'ho una persona che nel 76, quando io lavoravo alla Breda, ero già dentro questo movimento, ha perso suo padre in una sparatoria fatta da un ragazzo di 20 anni che potevo essere io se fossi stato in altre circostanze e avessi reagito in quella maniera lì, che mi è sembrata un po' assurda, ma comunque è successo esattamente questo, ed era appunto costata la vita a suo padre. Ora quando ho scoperto che c'era questo gruppo di persone che si riunivano, io ormai ero fuori da anni, alla fine ho fatto 10 anni, non ho fatto proprio una vita dentro il carcere. E mi ero ricostruito un'attività, un lavoro e tutto, però mi rimaneva questo debito obiettivo, io me lo riconosco, cioè abbiamo lasciato dietro una scia di sangue, e poterli incontrare, sapere che qualcuno voleva incontrarli, dico, per me è una cosa, ecco, che secondo me dà una dignità alle vittime, perché a quel punto lì hai la possibilità in qualche maniera di dirgli, spiegarti, colmare un debito di verità che tu devi a loro. Lo devi. E ecco, questa è un'occasione che a me mi ha fatto molto piacere aderirvi, mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo, e quando poi ho cominciato a frequentare, dico, è proprio quello che manca dentro il processo, perché è vero che la vittima è parte a una parte,
viene difesa dal suo avvocato di parte civile, lo Stato in qualche maniera si assume la protezione delle vittime, però una volta arrivata sentenza, una volta che tu sei condannato, che è chiaro che la tua responsabilità è quella, in qualche maniera sparisce dall'orizzonte e in qualche maniera viene espropriata di qualcosa, cioè la sua ferita rimane lì, rimane fissata in quel momento in cui c'è stata la perdita, c'è stata l'offesa, c'è stato il reato. E dall'altro la consapevolezza che tu c'hai, l'hai fatto, eccetera, e non hai la possibilità, niente, di in qualche maniera di porre un rimedio. Ecco, secondo me questo è una formalizzazione di questa seconda parte della pena che dia un ruolo alle vittime soprattutto, è una cosa che è funzionale anche alla presa di coscienza di chi ha commesso questi fatti, perché poterli vederli, sapere che hai rubato un portafoglio a qualcuno che ci ha lavorato tutto il mese per riempirlo, è qualcosa che ti fa pensare 30 volte. Se tu ce l'hai sempre davanti, se sei questa persona che con la sua presenza ti ricorda queste cose, secondo me è una cosa che invece nel tuo caso tendi a dimenticare, anche perché poi c'è c'è una società chiusa dove si scatenano le cose peggiori alla fine, perché dentro il carcere non è che ci siano degli esempi di santità, intendiamoci, se non ne sai tutte ne impari qualcun altro, questa è la cosa più facile. E quindi insomma, secondo me questa è una presenza che può aiutare a dare come dire, un'altra prospettiva all'esecuzione della pena, al recupero delle persone. Grazie Giorgio. Ora lascio la parola a Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo di polizia Sergio Bazzega, rimasto ucciso dai colpi di quella violenza, e ci racconterà l'incontro. Giorgio è colui che comunque è riuscito ad ascoltare l'inascoltabile, perché è questo che succede nell'incontro, ci si ascolta. Prima Adolfo ha parlato di come le nostre memorie sono state condivise. Lui ha accolto la nostra parola non giudicandola, ed è stata questa la cosa che poi lentamente ha permesso l'incontro. A te Giorgio. Grazie, buonasera a tutti intanto. Io, come dice Grazia, sono qua perché ho partecipato appunto al gruppo dell'incontro per quello che è successo a mio papà, che il 15 dicembre del 76 fu ucciso insieme a Vittorio Padovani da un ragazzo di 20 anni, Walter Alasia, che fu ucciso anche lui quel giorno. Io ho avuto dei grossi problemi all'inizio perché ho reagito molto male, perché per una serie di fatti mi sono ritrovato a essere arrabbiato con loro, ovviamente, per usare un eufemismo. Ma ero anche molto arrabbiato con lo Stato, perché io ho avuto un cortocircuito quando, verso i 13-14 anni, ho sentito la notizia della scarcerazione di Renato Curcio alla televisione, che era per me il vero responsabile dell'assassinio di mio padre, perché era colui che aveva inserito Walter, aveva dato le armi da custodire e aveva anche insegnato a sparare. E facevo fatica a vedere un ragazzo di 20 anni pienamente responsabile di una cosa tanto grossa. E questo cortocircuito nato anche poi dall'ignoranza, perché per me, insomma, io in termini di giustizia non è che sapevo tanto, poi anche in famiglia non è che avessimo troppi strumenti per elaborare bene quello che c'era successo. E io in quel momento, quando ho sentito appunto la notizia della sua scarcerazione, ho vissuto un senso di ingiustizia, come se papà fosse stato tradito dallo Stato, e ho pensato dentro di me che mi sarei dovuto vendicare. Per cui mi sono preparato per anni, ho fatto pugilato, Thai box, mi sono ritrovato in piena dipendenza da sostanze, perché io arrivavo da una famiglia che aveva valori all'opposto. Mio papà era ricordato come una persona fortemente democratica, innamorato della Costituzione, una persona che trattava anche le persone che arrestava ad esseri umani. Mia mamma mi raccontava, per esempio, quando capitava che arrestava qualcuno che magari
che era tardi, che cucina San Vittore era chiusa, e chiamavo lei o la moglie di qualche collega e preparava anche un panino. È successo più di una volta che gli facesse mangiare e li portare in carcere. Ed era uno proprio conosciuto così. Io da quel momento, quando ho sentito quella notizia, invece sono come se fossi impazzito da un certo punto di vista. E per anni sono andato avanti a rotolarmi nelle dipendenze, nell'odio, nel rancore, nella voglia di vendetta. E non aiutato neanche da un certo ambiente nel quale, insomma, la vittima deve perdonare, perché dobbiamo essere migliori negli altri, però nella pratica, se poi non porti rancore, sei un po' meno vittima. E non stavo bene anche perché ero circondato da messaggi che la vittima non aiutano. Io quando sento dire buttiamo via la chiave, robe del genere, sono discorsi che parlano alla pancia della gente ma che non aiutano assolutamente chi ha subito qualcosa. La faccio breve perché dovrei raccontare tante cose, ma la mia svolta fortunata è stata il giorno in cui ho incontrato Mario Milani, che Mario Milani ha perso la moglie nella strage di Piazza della Loggia Brescia ed è il mio supereroe. È il mio supereroe perché io prima di incontrare lui non avevo mai sentito una vittima parlare con tanta serenità e tanto equilibrio di quello che gli era successo e responsabilizzandosi anche. Lui poi mi ha proposto di entrare nel gruppo dell'incontro. Io non ci sono entrato perché avessi particolari buoni sentimenti o perché fossi particolarmente intelligente, lo sveglio. Sono entrato per egoismo, perché avevo voglia di star bene, non ce la facevo più a star male, io stavo per una vita che bramava una serenità e non riuscivo mai a raggiungere. Ed è stata la scelta più intelligente della mia vita. Perché la giustizia riparativa è una cosa difficile. Io la prima cosa che ho detto quando sono entrato nel gruppo è stata: va bene, siamo qua, ma io la vita che mi preparo perché mi voglio ammazzare tutti. E quella volta è stata la prima volta che dall'altra parte invece il mio sentimento è stato accolto per quello che era, non come qualcosa che doveva essere così, ma come qualcosa che c'era con cui fare i conti. E paradossalmente le prime persone da cui sono sentito veramente capito sono stati quelli che io volevo ammazzare. Ho fatto un percorso lungo, 7 anni, nel quale ho capito tantissime cose. La prima è che chi stava insieme a me, papà ero io. Io facevo l'esatto opposto dei valori per cui era morto, per onorare la sua memoria, e per me è stato uno shock terribile, quando me ne sono reso conto. Mi sono reso conto che noi vittime non abbiamo il monopolio del dolore. Io vivevo così, cioè io ero avvitato sul mio dolore, ma come tanti altri, e non riesce a vedere nient'altro. Invece ho incontrato tanto dolore anche in chi ci ha fatto del male, per esempio, nelle loro famiglie. Incontrando la loro umanità, è un po' come se avessi riscoperto anche la mia. Perché per esempio noi anche accusavamo loro di aver disumanizzato i nostri cari. Mio papà non era più il mio papà, il marito di mia mamma, il figlio di mia nonna. Era una divisa. Beh, però quando qualcuno compie una cosa terribile parliamo di mostri. Anche noi vittime stiamo facendo la stessa cosa. Ed è una cosa che non fa bene a nessuno. Io senza incontrare queste persone queste cose non le avrei mai capite nella mia vita. Mai. E ripeto, la giustizia riparativa non è un percorso facile, è un percorso di cui io mi sono innamorato profondamente, perché per la prima volta ho trovato un paradigma di giustizia che considerasse pienamente la vittima e che facesse incontrare vittime autori di reato senza lasciare uno sul piedistallo, perché dove, lasciando comunque rapporti squilibrati, non si innestano mai dinamiche che poi aiutano uno a essere responsabilizzato e l'altro a riuscire a uscire da certi traumi. Ma ho trovato una delle dinamiche in cui ci si mette alla pari. Ci si mette alla pari, ci si confronta, si mette la propria vita sul tavolo. Si fanno quelle domande che magari era tutta una vita che volevi fare. Però non abbiamo avuto l'occasione di farle. Ci si ritrova in una dinamica che non finisce poi al momento in cui fai la mediazione, fai il percorso. È una dinamica che ti stravolge la vita. Ma a me ha stravolto completamente la vita. Io da quando ho fatto il percorso, ho finito il percorso, innanzitutto ho iniziato a stare un po' bene, finalmente. Ma soprattutto io ho deciso di mollare tutto quello che facevo prima per dedicarmi anima e corpo alla giustizia riparativa. Sono stato formato come mediatore da Adolfo e adesso sono felice, ho paura di dirlo, cioè, scusatemi, perché la prima volta che mi sono seduto sulla sedia da mediatore mi sono sentito al mio posto nel mondo perché sono riuscito a dare un senso a tutto quello che mi era successo.
E per questo non smetterò mai di ringraziare chi mi ha permesso di entrare in questo gruppo, quindi Adolfo, gli altri mediatori, Claudia, Guido, ma soprattutto le persone che vedo che io volevo ammazzare, perché sono le persone che è vero che prima mi avevano, dicevo, mi hanno rovinato la vita, ma sono anche quelle che mi hanno permesso di riprendermela in mano dopo l'incontro e con le quali adesso stiamo facendo delle cose straordinarie, ma veramente straordinarie. Io non vi vorrei dilungare troppo perché non vorrei abbassare il livello di chi ha parlato prima di me, e dico soltanto una cosa: bisogna avere il coraggio di uscire dalle dinamiche a cui si è abituati. Io non avrei mai immaginato di voler incontrare, a me immaginavo di incontrarli ma per far tutt'altro che parlarci, e invece fare una cosa quasi scandalosa come incontrare queste persone, ascoltarle, accettare le loro storie, perché non è facile. Prima di incontrare loro, qualsiasi cosa potessero aver detto, nel migliore dei modi, anche la più giusta, non avrei mai accettata, perché arrivava da loro. E invece dopo questo percorso capisco, io dirò una roba forte, c'era l'intestazione di un libro che parlava di lotta armata, che diceva: dai nostri figli quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per amore. E io quella roba lì era una roba che non riuscivo a mandare giù, era una cosa che non riuscivo proprio a mandare giù, perché diciamo, come fai a parlare di amore quando ci sono di mezzo dei morti? E invece poi, quando incontri queste persone, conosci per esempio i motivi che li spingevano. A me venivano in mente anche le parole di mia madre, che parlava, che ci raccontava che papà spesso, quando le raccontava, le diceva che faceva una fatica tremenda ad avere a che fare con questi ragazzi, perché non erano i criminali comuni con cui era abituato ad avere a che fare. Erano ragazzi che nella maggior parte dei casi avevano studiato più di lui, erano più preparati di lui. E quando gli parlavano di giustizia sociale, mio nonno metteva giù i binari del treno, mia nonna faceva la contadina, mio papà faceva tanta fatica a non ascoltare queste cose. Lui ovviamente criticava la messa, come aveva deciso di attuare queste cose, la violenza, che poi distrugge tutto. Ma senza questo percorso, io queste cose, io non riuscivo neanche ad ascoltare mia madre che mi diceva queste cose, senza l'incontro. Io non so più cosa dire d'altro, perché la giustizia riparativa è difficile raccontarla, si fa la giustizia riparativa più che raccontarla. Ed è una roba, ripeto, difficile, dove ci vuole impegno da parte di tutti, ci vuole impegno da parte delle vittime, ci vuole impegno da parte di lei, ci vuole coraggio, perché mettersi di fronte a qualcuno che ha fatto del male non è facile. E io questo coraggio è la prima cosa che gli ho riconosciuto. Ed è comunque un paradigma che, pur non essendo matematica, funziona. Funziona, per me è l'unica cosa che mi ha aiutato. Io ormai ho tanti anni che non ho smesso con le dipendenze e tutto, e adesso, grazie alla giustizia riparativa, ho trovato anche la mia strada nel mondo. Adesso sono io un mediatore e aiuto gli altri a fare i processi che hanno aiutato me, di incontro che hanno aiutato me. Io vi ringrazio per l'attenzione e grazie. È sempre molto commovente e emozionante ascoltarti, perché è comunque sempre una lezione di vita quella che tu ci fai e ci dai sempre. Mettilo dritto. Ci dai sempre un dono grandissimo. Così. Nel libro si legge: questa duplice attenzione per i colpevoli e per le vittime, per il rispetto della dignità di ciascuno e per le esigenze collettive di sicurezza e pace sociale, determina nel pensiero di Martini guardianamente una tensione polare da cui si sprigiona un'energia creativa che si spinge fino ad abbozzare nuove forme di giustizia basate sulla riconciliazione. Scopo del suo interrogarsi inquieto rispetto alle insufficienze del sistema penale vigente. Grazie.
Grazie. Grazie ai protagonisti di questa serata, che sono essenzialmente grazie a Giorgio, Ernesto, perché quello a cui abbiamo assistito in qualche modo ha reso sperimentabile una frase che aveva detto la nostra sindaco in apertura, richiamando proprio un pensiero di Martini. Lei aveva aperto dicendo: ogni percorso di recupero è un guadagno per tutti. Io credo che noi questa sera abbiamo vissuto questo grazie a una disponibilità davvero straordinaria di mettere in comune storie vive, storie ancora grondanti di dolore, di sofferenza, di travaglio, perché quello a cui abbiamo assistito non è una narrazione distaccata di un film lontano di 40 anni fa. Io di questo sono veramente molto grata, perché esattamente come non so quanti anni fa su un altro palco avevo ascoltato Grazia in un dialogo con Agnese Moro, rimango veramente senza parole quando sento raccontare che cosa può accadere nell'animo di una persona che ha inferto o ha subito un male così grande, ma che ha avuto l'occasione di poter davvero iniziare un'altra storia, come il titolo del nostro libro, mutuando una frase che non è nostra ma è di Paul Ricoeur, dice. Perciò innanzitutto è una gratitudine che io penso di poter esprimere anche a nome di ognuno di noi che siamo qui in sala, a voi che avete avuto per l'ennesima volta la disponibilità di offrirci, per quanto immagino possa essere doloroso ritornare ogni volta su un percorso che non è mai chiuso, che non è mai finito, che è sempre vita della vostra vita quotidiana di ogni giorno. Quando Ernesto diceva "potevo essere io", sono frasi che hanno un peso specifico, una gravitas che si può soltanto intuire. Dicono di un percorso, di un fare i conti con se stessi, con la propria storia, che appunto non si può raccontare, si può soltanto testimoniare. O quando Giorgio dice: noi non abbiamo il monopolio del dolore, ti accorgi che non hai il monopolio del dolore, che percorso umano c'è dietro una frase che arriva ad affiorare così sulle labbra di chi ha perso il padre in quel modo cruento e violento, e tutto quello che è conseguito nella vita di una vittima. Io credo che noi questa sera abbiamo ascoltato una storia particolare, la storia di alcune persone, un pezzo di storia che appartiene alla nostra storia nazionale, quegli anni della lotta armata, da cui è nata un'esperienza davvero, davvero unica, quella consacrata nel libro dell'incontro, quella che tante volte voi avete testimoniato in questi dialoghi che non avete avuto pudore di riproporre anche pubblicamente, proprio perché tutti noi potessimo avere almeno un riflesso, un sentore, un assaggio di quello che può essere umanamente un percorso di giustizia riparativa. Ma quella storia, che è così personale, così irripetibile anche nelle sue circostanze, nei suoi protagonisti, appunto non è matematica, quindi
c'è tutta l'irripetibilità, no? di una vicenda che vi ha portato a incontrarvi, di intrecci di Carlo Maria Martini, di Adolfo, di Claudia Mazzuccato, di Padre Bertagno, di tante cose che non si potevano prevedere, però vista anche con gli occhi di chi si occupa di giustizia per il compito che deve svolgere dal punto di vista istituzionale, vi posso assicurare che riluce come una storia paradigmatica, una storia in sé irripetibile, ma che può diventare il paradigma di un nuovo modo di guardare alla giustizia. Non è teoria. Ogni volta che mi capita, ed è qualcosa che cerco con, o almeno non mi sottraggo dal fare, di incontrare nelle visite in carcere i detenuti, i colpevoli, o per altro verso di ricevere visite da parte di vittime anche di fatti gravissimi, magari di altra natura. Tra gli incontri per me più significativi in questo anno sicuramente ci sono stati incontri con, per esempio, con le vittime del Ponte Morandi, o più di recente le vittime con il rogo della Thyssen. Questi incontri sono decisivi, non a caso anche per Martini tutto è iniziato da un voler vedere e visitare, no? Il suo primo gesto quando è entrato come cardinale a Milano è stato la visita al carcere, cioè il non sottrarsi dall'incontro con il male, che è una realtà in varie dimensioni. Noi siamo in un tempo segnato da questo tempo così cupo, è un tempo che in varie declinazioni ci pone quotidianamente di fronte al mistero del male, il male commesso per mano di uomo, il male subito, il male che semplicemente accade. La pandemia è qualcosa che non è certamente imputabile a nessuno, ma porta tanto male, tanto dolore. Ecco, di fronte al non sottrarsi, a entrare in contatto direttamente col male subito, il male commesso, nascono delle domande che mettono a nudo tutto il limite del nostro utilizzare gli strumenti classici della giustizia. Quando incontro le vittime, talora c'è la delusione di processi che non arrivano alla fine, che non arrivano a concludersi in tempo utile, la delusione di vedere che dopo una condanna di lì a poco magari hai la sensazione che sia stato tutto vano perché immediatamente dopo è finita quel tempo della pena. Altre volte invece no, la condanna c'è stata, ma comunque resta una incapacità a placare quella sete che l'esperienza del male ti mette dentro. E allora lì vedi che la trappola mentale con cui normalmente noi ci accostiamo a questa esperienza umana non basta. Non basta interrogarsi e cercare di comprendere il mondo contrapponendo la pena, il perdono, il giusto, il colpevole, l'innocente, il reo, il bene, il male, la severità, la misericordia, la punizione, la grazia. Queste dicotomie non ti permettono mai di comprendere fino in fondo quello che sta accadendo nelle persone che la vita ha portato più di altre a contatto con esperienze di violenza, di brutalità, di strappi.
ed è lì che si radica la convinzione che davvero questo paradigma nuovo che io sono venuta a conoscere attraverso l'opera straordinaria che è stata fatta con questa esperienza dell'incontro, questi 7-8 anni che silenziosamente hanno introdotto un elemento di novità nella storia della giustizia italiana, nella storia italiana, nella storia delle persone che sono state coinvolte e di cui io non sarò mai abbastanza grata all'amico Ceretti, perché veramente mi hanno spalancato un mondo nuovo. Ecco, questo nuovo paradigma deve poter diventare una possibilità per tutti di guardare all'esigenza di giustizia che tutti abbiamo dentro. Un paradigma nuovo che stiamo cercando anche di offrire come occasione, come infrastruttura attraverso le nuove leggi che stiamo facendo, ben consapevoli che il lavoro di riforma al quale sta lavorando indefessamente Adolfo con tutto il suo gruppo possono soltanto creare uno spazio, diceva il professor Ceretti in apertura, creare spazi sufficientemente buoni atti ad accogliere l'incommensurabile, l'inascoltabile e l'indicibile. È chiaro che una legge non potrà generare quella profondità di esperienza umana che noi abbiamo ascoltato in chi si è prestato a testimoniare con la sua vita questa sera. Ma forse una buona infrastruttura legislativa può creare l'opportunità, niente più che l'opportunità e il sostegno a delle realtà che già esistono. Perché questa è la cosa che a me ha impressionato mettendomi all'opera, mettendomi al lavoro per cercare di fare che questa giustizia riparativa, che è un capitolo importante delle riforme che stiamo facendo, per me uno di quelli a me più cari, non nasce dal nulla, non nasce da un'idea, non nasce da dei visionari o da dei benpensanti che hanno deciso di fare qualche innovazione particolarmente stravagante. Nasce da realtà come quelle che abbiamo ascoltato oggi, che sono diffuse su tutto il territorio nazionale in molte, moltissime realtà, anche in vicende apparentemente più contenute, più piccole, ma altrettanto brucianti per i protagonisti che ne sono coinvolti, e con mia grande sorpresa sono assai diffuse anche in tante altre parti del mondo. Adolfo stava citando la Colombia, sappiamo bene un'esperienza storica importantissima nel Sudafrica, ma a dicembre abbiamo radunato tutti i ministri del Consiglio d'Europa per lavorare su un documento sulla giustizia riparativa ed è stato straordinario vedere come in paesi come l'Olanda, in Irlanda, in altri posti del Nord Europa, questo che voi avete sentito è un modo diffuso di guardare al problema della giustizia, del reato, del male che porta le lacerazioni nelle nostre vite personali e sociali. Questo stiamo cercando di fare attraverso questo sforzo, di questo impegno legislativo che poi sarà anche un impegno di costruzione di nuovi luoghi, di nuovi ambiti, di formazione di persone capaci di favorire l'accadere di cambiamenti come quelli che abbiamo ascoltato, un po' sulla scia di queste grandi intuizioni di uomini come Carlo Maria Martini, che mi ha colpito. Io non l'ho conosciuto di persona, ma misurandomi con i suoi scritti sulla giustizia mi ha sempre colpito questa grande lealtà nel non dissimulare mai la presenza del male nella vita dell'uomo. Cioè, sono passaggi in cui lui dice: il cuore umano è incline al male sin dall'adolescenza, no? C'è questa realtà in cui, per questo uno può dire, potevo essere io. Chiunque di noi
se è onesto deve poter dire potevo essere io, ma anche con altrettanta lealtà dire che dentro il cuore umano c'è sempre una infinita possibilità di rinascita. Ed è quello che noi vediamo, quello che loro ci testimoniano, che non si può raccontare, non ci si può persuadere di questo se non lo si vede accadere sotto i propri occhi. E a partire da questo, il tentativo che stiamo facendo appunto a livello legislativo, a livello di infrastruttura normativa che possa farlo accadere, ma c'è un punto, ed è il punto sul quale vorrei concludere questa riflessione, che vuole essere innanzitutto un ringraziamento per chi ci ha portato fino a qui, che sono loro i protagonisti ai quali noi siamo veramente debitori. Ma la riflessione di cui sempre più mi convinco è che quello che noi abbiamo ascoltato, questa possibilità che abbiamo sentito riferita a quei fatti storici, quel periodo della lotta armata, che sicuramente ha dato delle espressioni particolarmente limpide e riconoscibili per tutti, è qualcosa che può riguardare ogni tipo di conflitto. Mentre eravamo poco fa un attimo a tavola, Giorgio mi diceva che lui si sta dedicando moltissimo al lavoro nelle scuole. I conflitti fra i ragazzi certe volte diventano delle guerre mondiali in cui si fanno male fra di loro, si distruggono con una violenza che non è meno di una quella della lotta armata. O i conflitti sul lavoro, che sono altrettanto laceranti, violenti, ma permettetemi di aggiungere, non è diverso la dinamica anche rispetto a quell'enorme conflitto che ingombra il pensiero di ogni nostra giornata e condiziona oggi la nostra quotidianità. La scala è diversa, sembra impossibile poter paragonare i conflitti delle lotte tra ragazzini e adolescenti e quello che noi vediamo accadere sullo scenario europeo, ma la radice e la dinamica è la stessa. Io credo che quello che noi abbiamo visto oggi, testimoniato sotto i nostri occhi, con tutta la fatica, il tempo, non sono cose che accadono dal giorno al domani con un colpo di bacchetta magica, ben consapevoli che si tratta di cammini lunghissimi e non di miracoli istantanei, ma questa è l'unica strada che nella mia personale ricerca e nella mia ricerca professionale di una risposta a questo mistero dell'ingiustizia e del male con cui ci dobbiamo misurare e alla grande domanda di giustizia che anima ciascuno di noi, è l'unica strada che mi sembra non solo possibile ma realistica e veramente rispondente a quello che ciascuno di noi attende. Grazie.